Nella giornata in cui si celebra la festa delle donne, torna per la terza edizione, per il terzo anno, la manifestazione Donna di Mare, che chiaramente oltre a celebrare la figura femminile mette in rilievo la figura della donna e il rapporto che essa ha con il mare. Per questa terza edizione le premiate sono due socie dell'associazione Nave di Carta, Giulia Castiglioni e Lorenza Sala. La Nave di Carta esiste nel territorio spezzino dal 1998, grazie a Marco Tibiletti, che è il nostro presidente, si occupa del recupero dei ragazzi in difficoltà sia in ambito sociale, in ambito diciamo più psicofisico e mentale, attraverso dei progetti che sfruttano ovviamente il mare, l'imbarcazione, la nostra imbarcazione che è Oloferne, e la navigazione per il recupero di queste difficoltà, di solito in minori ma non necessariamente anche in adulti. La Nave di Carta opera da più di 20 anni come socio fondatore di UVS, l'Unione Italiana Vela Solidale, che è l'organo che raccoglie tutte le associazioni nazionali che si occupano appunto di recupero del disagio attraverso l'utilizzo della vela. Le due donne premiate sono inoltre state coinvolte in una conversazione insieme alla dottoressa Rosita Piscopo e il dottor Teseo Stefanini, medici dell'ASL 5 Spezzino, nonché membri dell'associazione In cerca di un bebè. L'associazione è appena stata creata e quindi ancora non ha definito un ruolo suo specifico. È nata praticamente alla fine del 2015 per rispondere a una esigenza di raccogliere dei fondi per poter incrementare il centro di procreazione medicalmente assistita che si trova adesso a Sarzana, che è un centro di primo livello e che ha l'ambizione di diventare un centro di secondo livello, e cioè curare anche le coppie che hanno delle patologie che diciamo così interferiscono molto pesantemente sull'apparato riproduttivo. Quest'anno l'edizione si è arricchita di un'importante novità, ovvero il premio Nereidi, un premio letterario. Le donne sono state chiamate a scrivere dei racconti liberi che avessero un collegamento chiaramente con la figura femminile e con il mare, e nel pomeriggio sono stati premiati, eletti i primi 3 racconti scelti. La giornata si è conclusa con la liberazione di alcune lanterne luminose, ovvero ben 116, in ricordo proprio delle vittime per violenza.